Il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono e anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto «Non c'è altro da vedere», sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio, sempre. José Saramago. A questo punto il bravo presentatore apre il momento dei commenti e delle domande, se ci sono. Abbiamo la fortuna di avere un autore vivente, contemporaneo, presente, disponibile. Esagerato. Se ci sono domande, commenti. Tutti timidi, vedi, non tirano fuori le emozioni. Meglio forse. Ecco. No. Aspetta che... Salve, mi sorge una curiosità. In che modo lei viaggia? Cioè, come affronta un viaggio? Allora, posso dirle quello che di solito non faccio. Fare i viaggi organizzati. Sembra abbastanza scontato, però ci tengo a dirlo perché l'unica volta che mi è successo di fare un viaggio organizzato in Marocco mi trovavo a vedere un tramonto a Rabat, una cosa favolosa, e purtroppo... giustamente le persone sono state richiamate perché bisogna andare a vedere, non so, a comprare delle pentole e cose del genere. Quindi ecco, per me il viaggio è libertà, quindi viaggio quando so che posso provare questa sensazione. Quindi mi piace poco viaggiare in aereo, fatalmente l'ho fatto molto spesso, però quando sono in un luogo mi piace visitarlo col treno, perché vivi proprio passo passo le esperienze. Mi piace molto il treno come mezzo di viaggio, ho percorso sia la Transiberiana che la Transcanadiana, che non sono esattamente un Nettuno Roma, anche se certe volte può sembrare, anche se in effetti avendo frequentato quel treno a volte ti sembra di stare in Finlandia, ora che sei arrivato a Nettuno, e mi piace molto viaggiare a piedi, camminare, quindi i criteri di scelta dei posti. Mi piace tutto il mondo, in realtà ho un progetto, a volte ho scelto invece dei luoghi soltanto perché in un progetto che ho di visitare i paesi dall'A alla Z mi mancavano la O e la Q, quindi ero negli Emirati Arabi per lavoro, allora sono andato in Oman e in Qatar perché mi servivano quelle due lettere. Ecco, quelli erano viaggi che non avevo molto organizzato, poi sono stati belli lo stesso, però in Qatar, occhio e croce, uno non è che ci trovi molto. Però penso che il criterio sia quello di apprezzare qualsiasi cosa, ogni luogo è bello, proprio perché è l'accumulo delle esperienze di tutte le persone. Io sono sicuro che quel piccolo gioco che abbiamo proposto prima, no? Di dire rispetto a un luogo quali sono le emozioni che ognuno di voi ha provato rispetto a un certo luogo, se poi noi le leggiamo insieme queste emozioni, non vedremo più quel luogo con gli stessi occhi, perché sappiamo che in quel luogo magari una persona ha provato una sensazione di gioia, una di tristezza, una qualche altra sensazione, quindi è come se il luogo vivesse di tutte le sensazioni delle persone che lo hanno toccato, lo hanno odorato e lo hanno visto. Questi sono un po' i criteri. C'è una cosa che io non riesco a capire, cioè come si fa attraverso un viaggio, dei viaggi, a comunicare qualcosa di utile alle persone, perché la gente non può più viaggiare, perché già non ha le disponibilità economiche per farlo, e quindi bisogna anche calarsi un po' nella realtà di tutti i giorni. Certo. È molto più facile agire magari nel luogo dove si è, che certo, viaggiare, perché il viaggiare poi diventa anche dispersivo. Presi come siamo dai problemi economici quotidiani, certo, proporre una cosa del genere sembra un po' aleatoria. Quello che invece mi sembra più significativo, sì, è lo sforzo della socializzazione. Uh-huh. Cioè, quando ho visto che hai messo lo chef che
vorrei conoscere, perché ho molto apprezzato, perché sicuramente verrà da fuori, quindi se potesse farci una cena magari in un posto dove dico io, sarei felicissimo, magari invitando tutti quelli che stasera stanno qua. Certo. Ecco, questa, se ci possiamo mettere d'accordo, magari io affitto una sala da una qualche parte e poi ti faccio sapere quando voi, questi sono, signori sono disponibili a gustare la tua cena. Questo mi sembra un aspetto importante. Il fatto del viaggio lo vedo un pochino più impegnativo, cioè per un certo seguito di persone. Infatti la ragazza giustamente diceva, ma come fai a viaggiare? Poi se uno ha una famiglia, io adesso non ti chiedo i fatti personali, certo, perché ovviamente sono fatti tuoi, però se uno ha dei figli e deve andare a scuola, una madre che li deve accudire, eccetera, eccetera, come si fa a proporre poi di viaggiare? No, no, sono parzialmente d'accordo, anzi ringrazio per questa osservazione che è molto, molto interessante. Allora, all'inizio io ho detto che anche quando ero giovane totalmente squattrinato, quei pochi soldi che avevo li spendevo per fare magari l'Interrail, stavo un mese fuori pagando 100.000 lire e viaggiavo in quel modo, ad espedienti, diciamo così. Adesso mi rendo conto, poi ho avuto la fortuna di fare anche una vita professionale che mi ha consentito sempre di viaggiare moltissimo, quindi io non ho mai fatto la distinzione fra viaggio professionale, viaggio turistico. Per noi viaggiare è viaggiare, viaggiare è vivere, quindi quando sono in un posto cerco di guardarlo semplicemente con i miei occhi, non perché in quel momento sono lì a fare magari una missione di mercato, li guardo con gli occhi di chi fa una missione di mercato, oppure se sono come turista li guardo come turista, le cose si guardano sempre con gli stessi occhi. Detto questo, le disponibilità economiche ovviamente precludono certi viaggi, su questo purtroppo non posso dire il contrario, però uno dei messaggi che cerco forse di dare nel libro è anche quello di dire che abbiamo tutto qui, cioè l'ultima slide del video in cui i testi di Chris Cappell dicevano abbiamo tutto nel nostro palmo della mano, e c'era quella figura che si stagliava con la mano che toccava la palma, ecco, per me quello è emblematico proprio di questo concetto. Noi volendo abbiamo tutto qui, molti di noi vivono ad Anzio, fra Anzio e Nettuno, vogliamo fare l'elenco dei posti meravigliosi che ci sono fra Anzio e Nettuno nell'arco di 10 km. Il viaggio si può fare in un raggio di 10 km. Ci sono cose emozionanti da morire, in cui ci si va, ci si torna. Personalmente vado quasi tutte le mattine a vedere l'alba ai Marinaretti. A volte mi chiedo perché viaggio sempre così per il mondo quando ho il paradiso a 200 metri da casa. Quindi secondo me il viaggio nasce anche molto nella mente. Nasce molto nella mente. Poi è chiaro che se hai la possibilità di andare nel deserto del Gobi, è chiaro, vedi cose che non vedi a Marinaretti, però bisogna guardare sempre in profondità tutto. Ecco, forse la mia febbre di viaggiare non si riferisce proprio ai viaggi fisici, si riferisce alla curiosità per tutti i luoghi della Terra, per tutti i luoghi. Io, cioè, penso che mi sarà successo una volta nella mia vita di stare in un posto veramente veramente brutto in cui non riuscivo a tirar fuori proprio nulla, non farò il nome di questa città insomma, però è raro, cerco di prendere il meglio da qualsiasi posto. Questo, se è possibile, è il mio pensiero su, e credo, spero di aver risposto alla domanda. No. Tra l'altro, oggettivamente, Anzio e Nettuno, perché ognuno in quel contesto si ritrova, ecco lì, è posto già dei confini. E questo viaggio che faremo a marzo, ovviamente, proprio su Anzio e Nettuno, io credo che le persone che verranno anche qui da tutte le parti del mondo saranno molto felici di quello che vedranno. Era questo che non si era capito bene, capito? Ah, okay. Adesso si è capito bene, grazie. Okay. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo solamente chiederle o chiederti, in che modo incide il mezzo fotografico nella ricerca di queste emozioni e di questa conoscenza di se stesso? Una bella domanda. La fotografia è per me è uno strumento.
non è un fine, è uno strumento che viene in secondo piano. Poi la assaporo magari a distanza di tempo, cosa che è successa proprio in questo caso, perché quando io sono in un posto mi voglio godere il posto, non sono frenetico nel voler subito scattare la foto, no, è l'ultima cosa a cui penso la macchina fotografica, cerco di assaporare il posto e poi dopo, quando ho preso le misure, ho cercato di capire dove mi trovo, faccio delle foto. E poi, ecco, forse il significato della fotografia ai miei occhi è diventato compiuto proprio grazie a questo progetto, perché in quella fase, diciamo, creativa, poi è passata subito, insomma, che, dell'anno scorso, in cui ho veramente avuto una specie di onda emozionale, non potevo uscire di casa per 3 mesi perché dovevo scrivere, dovevo soprattutto andare a recuperare delle foto rispetto a quella mappa emozionale. Ho pensato a delle foto che avevo scattato nei vari angoli del mondo e che fino ad allora avevano ai miei occhi un certo tipo di significato. Magari erano delle belle foto, anche perché per la legge dei grandi numeri, avendone fatte tantissime, c'era fatalmente qualche bello scatto. Però, avendo creato il contesto, è stato molto più facile per me pescare le foto e dar loro un significato totalmente diverso di quello che avevano fino a quel momento, perché prima erano come delle foto prese a sé che magari mi ricordavano quel momento, invece inserite in una storia, in un percorso, è diventato tutto molto più pregnante, molto più profondo, e quindi il significato delle foto per me è diventato altissimo grazie a questa esperienza, diciamo. Prego. C'è un signore. Oh, grazie. Io ti do del tu subito. Certo. E sin dal titolo del tuo libro e da quello che ho ascoltato da te, tu hai viaggiato anche in Oriente? Scusami? Hai viaggiato anche in Oriente, mi sembra. Sì, molto. In Oriente molto. Sì. Bene, stavo dicendo che sin dal titolo del tuo libro e da quello che tu hai detto, mi sembra di trovarci quella profondità della filosofia buddista. Una profondità a tutto campo, una profondità attraverso tutti i sensi, nessuno escluso. Forse ho esasperato, ho tirato un attimino, ma io ci trovo molto della filosofia buddista nel tuo libro e quello che è il tuo progetto. Non sei la prima persona che mi dice una cosa di questo genere. Anche qui, se l'ho fatto, è stato abbastanza inconsapevole, forse è stato il frutto inconscio di tante esperienze anche di viaggio in Oriente. Però se affrontiamo l'argomento della religione rispetto a questo libro, mi rifaccio a una frase che ha usato proprio Adriano nella quarta di copertina, in cui lui a un certo punto parla di questo libro come di una preghiera laica. Ecco, mi ritrovo molto in questo, perché indubbiamente c'è una forte religiosità, soprattutto nella parte finale del libro, in cui proprio nel promontorio, in questo posto qui, in qualche modo ho sentito per la prima volta in vita mia delle sensazioni molto forti rispetto a un qualcosa al di là delle nuvole. Però non riesco ancora a definirlo io questo qualcosa. Sicuramente ho capito, forse per la prima volta, che c'è qualcosa, proprio a livello epidermico. Che questo sia Buddha, Maometto, Dio, non lo so. E quindi non so risponderti a questa domanda. Sicuramente il buddismo, inteso come circolarità dell'esistenza, c'è, perché il concetto del cerchio, ma c'è anche probabilmente della filosofia indiana, e il mandala, i cerchi. Questo è un concetto che informa un po', è uno degli obiettivi, quello di chiudere tanti cerchi che via via si aprono nel corso della storia, poi di richiuderli. Se questo sia buddismo, anche in Cina, dove probabilmente sarà tradotto il libro, sono rimasti abbastanza colpiti in India da questo tipo di approccio. Però, ripeto, è stato inconsapevole se c'è stato. Comunque la mia riflessione era assolutamente laica. Ok, no, mi trovo totalmente d'accordo questa riflessione.
Bene, le abbiamo sfinite allora, abbastanza. Insomma. Sì, direi che hanno superato tutte le prove di resistenza meccanica. Allora, innanzitutto grazie di aver partecipato. Per chi volesse c'è la mostra da questa parte, uscendo c'è il libro, c'è il foglio dove chi vuole può scrivere il proprio nome, il proprio posto, la propria emozione. Certo. E grazie a tutti di aver partecipato. Grazie tante. Grazie. 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 Marilena, vuoi dire qualcosa? Perché ti ho detto che non ho mai fatto una versione di Greco? No. Io invece volevo dire una cosa, due minuti soltanto a Marco. Io l'ho conosciuto adolescente, il primo anno del biennio, in un liceo classico che non si chiamava Chris Kappel, si chiamava Istituto San Francesco. Lo ritrovo adesso in un altro contesto, con orgoglio, con emozione. Devo dire che comunque l'impronta del liceo classico si sente e questo mi fa veramente piacere. Grazie. Grazie tante. Grazie Marilena. Grazie tante.